Ricordatevi che questo non è un giro che documenterà Venezia, è quello di oggi, ma semplicemente un giro della Venezia che ho frequentato io in questi anni, i posti in cui sono andato, i luoghi in cui sono stato. E questo è un dipinto che c'è che non avevo visto prima. Una cosa semplice che però, secondo me, mette in evidenza comunque chi l'ha fatto, la cura del dettaglio di questo palazzo, quindi meritava di essere proprio ripreso. Vediamo se così lo si vede un po' meglio. Le versettate quasi quasi fotografico. E questo comincia il giro dei miei luoghi. Quindi i miei luoghi di Venezia. Quindi edificio barocco della famiglia Zenobio, che lo costruirete fino alla metà del XIX secolo, fatto costruire nel 1690. E quella che abbiamo visto poco fa è la sala degli specchi. E ci sono alcune decorazioni del giovane Tiepolo. Quella spira anche non che sia la quarta, eh? Vedo che un pochino si è alzato, ma evidentemente l'ora. Guarda come picchia sul bagnasciuga. Ponte, Palazzo Zenobio, entrata. Adesso direi basta per questa parte e andiamo al famoso bar di cui dirò il nome tra poco. Ponte adesso qua, e qui sotto la Bar Montin, questa osteria molto tipica di Venezia con dei bellissimi tavoloni di legno, praticamente attaccata all'università. Dimenticavo di dire che questa osteria si chiama Codorma. Codorma è quel signore lì, lo leggo solo oggi. Questo barbuto signore, mangia preti sostanzialmente, socialista, che aveva tutti questi rapporti anche con la Chiesa. Oggi potremmo definirlo un catto comunista. Infatti questa è una trattoria abbastanza di sinistra. Quindi Codorma, qua c'è la storia. Vediamo se riusciamo a leggere qualcosa. Figura classico tipo dell'oste veneziano dopo la guerra, quindi passato tra le due guerre sostanzialmente. Sono le fondamenta che portano in San Sebastiano, che è laggiù a destra, come poi vedremo, che è stata la prima zona. Ecco, sempre proseguendo dal pezzo di poco fa, questo è un pezzo bellissimo di Venezia, una zona molto popolare. Ecco, laggiù ci sono delle case, sono praticamente dei condomini in quella zona e tutto sommato là dietro, sulla destra, anche la terraferma. È una zona tra le meno battute di Venezia, ma una delle più interessanti, decisamente. Ecco, quello là dovrebbe essere la torre della punta della chiesa di Mendicoli, sotto con tutta una delle dorature all'interno della chiesa, appunto la chiesa più, dicono, la più antica di Venezia. Ecco questa. Ci tenevo a documentare anche questo pezzo, talvolta sono andato anche a mangiare laggiù, vicino quel ponte. E qui c'era una fotocopiatrice dove fotocopiavano le mie dispense dei primi anni. Ecco, altra zona interessantissima. Se arriveremo in questa piazza dell'Anzolo, dove c'era quella trattoria di cui parlerò tra un attimo. Anche questo è un pezzo che io ho attraversato da pochissime persone. Bello. E qui è la famosa trattoria dell'Anzolo.
assolutamente fuori da ogni percorso, con una donna estremamente rustica e antipatica. Si mangia decentemente, si paga come al solito tanto, ma la tranquillità lì è abbastanza assoluta, anche lì è assolutamente tipica, fuori da qualsiasi tipo di giro. E là dietro si arriverà in San Sebastiano. Questo è il nome della piazza, Campolo dell'Angelo Raffaele. Questo è il campanile della chiesa di San Sebastiano, accanto al cui c'è l'università, facoltà di lettere e filosofia. Qui l'entrata dell'università, adesso stanno lavorando, sostanzialmente i primi 2 anni, tre forse, insegnavo lì dentro. Questo è tutto in rifacimento, non si entra da nessuna parte. Ecco, questo qui è il fondamento a San Sebastiano, visto da un altro punto di vista. Laggiù c'è la via dove c'è la Palazzina Brianti. L'università è questa, è la strada che porta ai quattro fiori. Ecco, un ultimo scorcio dell'entrata in San Sebastiano. Ecco, anche da qui si arriva a Campo Santa Margherita, sempre in quella strada che porta ai quattro fiori. Alle mie spalle San Sebastiano, laggiù i quattro fiori, e a sinistra la strada che ho appena segnato. I giapponesi sono arrivati anche qua. In pratica hanno preso una casa e fanno un bed and breakfast. Chissà come ci sta. Comunque singolare, ma forse non molto singolare. Di qui si arriva un altro dei miei alloggi, ma lo vedremo dopo, il collegio delle Canossiane. Questa è la famosa Osteria Quattro Fiori, nessuna lode potrà mai decantare la virtù di questo ristorante osteria, dove si mangia un pesce eccezionale, personale un po' rustico, in tutto sommato. Il meglio per me che c'è a Venezia, a costi accettabili. Famoso antipasto di pesce che non abbiamo mai mancato qui. Quattro Fiori. Altro appuntamento obbligato era questo negozio di dischi, con un antipatico vendere, ma talvolta con delle novità eccezionali. Devo dire che mai conosciuto un commercio più antipatico a vendere musica. Non mi mancherà. Ti cavo di dire che siamo in campo a San Barnaba. Mi ha sempre attirato la sezione Viviani di Vieste, ma non ci sono mai andato. C'è anche un luogo di ritrovo, sedie, la gente sta lì, parla, discute, chissà poi se fa politica. È il balcone della verdura. Ti domando, si ha uno singolo? Lì si arriva un albergo rinomato ma costosissimo. Ecco, da questo sottoporto questa arriva la Toletta. Alle spalle il Campo San Barnaba. Laggiù c'è un albergo molto interessante, adesso andiamo a vederlo, ma non sono mai riuscito ad andarci. Questo è l'hotel San Barnaba, mi ha sempre molto interessato. Deve essere davvero molto bello. Ecco, questa era un'altra possibilità di arrivare a Brianche, cioè prendere il traghetto
per me si è carizzonico. Puoi fare questo percorso per andare in campo Santa Barbara. Prima ripresa del Canal Grande da Carezzonico. Verso il Lido, là in fondo. Laggiù c'è il ponte dell'Accademia. Anche quello ho fatto moltissime volte, su e giù, su e giù. L'esperienza di Venezia, ho anche dormito là dietro, alla Fondazione Rizzonico. Là dietro c'è un edificio dove c'è uno di questi alloggiamenti organizzati, questo caso mi sembra dagli ebrei. Ma ci sono andato pochissime volte, era sempre difficile trovare il posto. Ecco laggiù, Campo Santa Barnaba, poi si gira a destra, poi c'è il ponte, poi si arriva in Campo Santa Margherita, ancora a destra, si gira dentro e subito dopo là c'è il rio che porta alla Palazzina Variante, il mio luogo di lavoro. Laggiù c'è la strada che portava ai Quattro Ferri e qua si arriva all'Istituto Canossiani. Anche qui ho dormito una notte, uno spazio anche questo interessantissimo, bellissimo, il chiostro, stanze perfette, suore severe, ma qui a Venezia sono tutti un po' così. La famosa Locanda Montin, un bellissimo giardino interno, veramente bellissimo. Carissima, ma molto tipica. Là si arriva il luogo in cui non sono mai mancato. A lei va via la toletta. Sempre sconti da 50 al 10% sul libro. Un vero emporio fondamentale del libro. Posto incredibile, ottima gestione, gente intelligente, una libreria storica. Dicevo poco fa di veneziani, sinceramente vedendo tutta, passo in giro tutte lingue diverse, slave, inglese, francese, li capisco anche nella loro antipatia. Sono antipatici i veneziani, ma devo dire che la società molto culturale non ha assolutamente nulla di buono, nulla nulla. Neanche la società localistica, però quella multiculturale, c'è proprio niente da dire. Ecco alcuni esempi della politica editoriale della Toletta. Tutto così. Sconti differenziati a seconda dei libri. Naturalmente hanno aperto un'altra più dedicata al cinema. Praticamente tutto uno spazio di libri. Qui, qui, qui,
Ancora qui, qua più legato all'università, architettura, anche la mia scuola, la mia università, filosofia, e che anche questa volta non mancherò di entrare, alla libreria Toletta, la più straordinaria, incredibile libreria che abbia mai visto, un vero luogo della cultura e per chi è ammalato di libidine. Questa è una trattoria in cui spesso ho pensato di andare, è sul Canal Grande, è molto bella. Effettivamente una volta, soldi permettendo, ce la si potrebbe permettere. Comunque, se ho questo tono un po' lamentoso, appena telefonato a te, Luciana, non è che sia depresso, è semplicemente che non voglio sembrare un pazzo che parla da solo, sia ben chiaro. Sia ben chiaro. Ecco, quindi la pensione accademia è sostanzialmente di fronte a quella stradina che adesso farò, che porta al cinema che adesso è chiuso. Eccola, dietro quel ponte, là dietro c'è la gelateria Lo Squero. E più in là, sulla destra, c'è ancora quel cantiere dove fanno le gondole. Anche qui c'era il Cinema Accademia. Adesso è chiuso, ci sono andato parecchie volte, peccato. Sala cinematografica chiusa. Bel cinema, dottato. Si chiama Campo della Carità, è questo campo che ha davanti il ponte dell'Accademia. Ecco, allora questo è il Canal Grande, visto da Campo della Carità, qui davanti, dietro di me.